è il simbolo della ripartenza, del ritorno alla vita. Non è un caso che Poseidone, un esemplare maschio di Caretta Caretta di 65 kg, sia tornato al suo mare a Castiglione della Pescaia, proprio nel giorno che anticipa anche la ripartenza della Toscana con la zona gialla pronta ad accogliere anche sulla costa tra poche settimane i primi viaggiatori. Una Toscana del turismo che punta sempre di più a consolidarsi come meta sostenibile ed attenta all'ambiente. Vogliamo promuovere la Toscana e la costa toscana proprio con il simbolo della sostenibilità, della qualità dell'ambiente e della capacità di questa comunità di migliorarlo continuamente. È un modo anche questo per dimostrarlo, e il fatto che sia stato catturato, curato e abbia ripreso la sua strada Poseidone è il fatto che qui c'è un mare pulito, di grande qualità, ma c'è anche un assetto dal volontariato alla rete dei servizi pubblici che consentono appunto di salvare la vita del mare. Poseidone era rimasto impigliato accidentalmente nelle reti del peschereccio Mare Blu al largo della costa di Castiglione. Gli uomini che hanno salvato l'esemplare sono stati Vincenzo e Giuseppe Temperani, i pescatori che collaborano da anni con l'associazione Tartamare impegnata nel recupero e nella salvaguardia degli esemplari marini. Questa di oggi è un maschio e quindi viene rimessa dove è stata presa. Si parla di 5 miglia al largo di Castiglione su un fondale di 100 metri. Ed eccolo Poseidone che dal gommone con vicino a sé un veterinario che l'ha monitorato durante il percorso verso la libertà cerca l'acqua, il suo mondo. Desideriamo subito rimetterlo in mare perché possa anche fare, diciamo, il suo dovere di maschio riproduttore. Sono rari, sono molto rari, adesso più che mai, perché con il riscaldamento climatico, poiché le tartarughe marine nascono maschio o femmine, anche a seconda delle temperature che ci sono mentre le uova si sviluppano, essendo ora le estati sempre più calde, è sempre più difficile che nascano dei maschi, quindi vanno preservati a maggior ragione. La Caretta Caretta si è prontamente inabissata, ma le sue tracce non andranno perse. Il comportamento dell'esemplare verrà studiato dai ricercatori del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa grazie al progetto NatNet finanziato dalla Regione Toscana. Sarà infatti possibile seguire passo passo Poseidone grazie ad uno strumento satellitare di ultima generazione collegato ai satelliti del sistema Iridium, che è in grado di fornire localizzazioni GPS frequenti ed elevata precisione. La Caretta Caretta è il primo maschio recuperato nelle acque della Toscana ad essere seguito tramite la telemetria satellitare. Poseidone ci darà la possibilità di vedere i suoi percorsi, di vedere la qualità anche delle nostre acque e del nostro mare. Questa amministrazione combatte da tanti anni il marine litter e la plastica in mare, infatti da 3 anni è già plastic free, e speriamo che sia di buon esempio e di buon auspicio per tutte le altre località toscane.